Saremo con un filmato di grande spettacolarità. Sarà un filmato dedicato al ghepardo, un suo ritratto di questo grande, rapidissimo felino alle prese con i suoi problemi quotidiani. Il ghepardo, lo sappiamo, è un predatore, anzi il più veloce dei predatori terrestri. Con quel suo strano muso solcato da due lunghe righe nere e la sua pelliccia chiazzata, è uno dei personaggi tipici della savana africana. Lo vedremo in azione mentre insegue le sue prede a oltre 70 km l'ora e vedremo anche che il ghepardo può diventare a sua volta una preda quando deve convivere nello stesso territorio con il leone. Il leone, infatti, più lento ma molto più forte, non tollera la sua presenza e quando ne ha l'occasione uccide sistematicamente i suoi piccoli. Il filmato mostrerà quali e quante astuzie deve adottare il ghepardo per salvare i suoi cuccioli, spostandoli continuamente e nascondendoli in punti diversi. Malgrado ciò, solo un piccolo su 20 raggiungerà l'età adulta. Alcune delle scene potranno apparire crudeli, ma è così che vanno le cose nella savana, dove la selezione naturale è fortissima e permette di mantenere in equilibrio le varie specie. Ecco dunque il ghepardo nel territorio dei leoni. Le pianure del Serengeti, in Tanzania. Qui abita una famiglia di ghepardi. Su 20 cuccioli solo uno riesce a raggiungere la maturità. È facile allontanare lo sciacallo, ma spesso la sorte si accanisce contro il ghepardo. I leoni uccidono i piccoli. In una terra che è la dimora dei leoni, crescere i cuccioli è una sfida al destino avverso. Nei punti in cui le vallate sezionano le aperte pianure del Serengeti ci sono piccole aree di boscaglia e di paludi. Il primo compito di mamma ghepardo è trovare un posto sicuro in cui nascondere i piccoli per le prime settimane di vita. La femmina ha deciso di sistemare qui i suoi due cuccioli. I giunchi offrono scarso riparo dalla furia degli elementi, ma almeno rappresentano un nascondiglio per i piccoli inermi, un maschio e una femmina. Ogni giorno, o al massimo un giorno sì e uno no, la madre deve allontanarsi per andare a caccia e procurarsi il cibo. Si sposta con cautela, è molto guardinga, deve fare in modo da non rivelare il punto in cui si trova la tana. In questo periodo i cuccioli sono più vulnerabili che mai. Quasi i tre quarti dei piccoli vengono uccisi durante i primi due mesi di vita. Mamma ghepardo va a caccia da sola e deve sobbarcarsi tutte le cure parentali. Il padre non collabora all'allevamento dei piccoli. Quando si allontana, i cuccioli hanno come unica difesa la galleria praticata nella vegetazione e devono stare nascosti. Per produrre latte sufficiente a sfamare i gemelli, la femmina deve mangiare quasi il doppio del solito. Perciò la sua tana deve essere vicina ai pascoli, i suoi territori di caccia. Ma non è la sola cacciatrice delle pianure. Ci sono i leoni che uccidono persino i ghepardi adulti. La femmina si tiene alla larga.
Le madri che allattano sono perennemente affamate e vanno in cerca delle prede più grandi che riescono a catturare, le gazzelle di Thompson. La femmina è esausta, deve riposarsi. Ha sprecato preziose energie vitali senza ottenere niente. Un piccolo dovrebbe essere più facile da uccidere. Finalmente, il successo. Ma il ghepardo si è fatto notare da altri cacciatori. Lo snello felino non ha nessuna speranza di fronte alle mascelle e ai muscoli poderosi di questi teppisti. Le iene riescono a rubare le prede dei ghepardi una volta su 10. I cuccioli assetati aspettano il suo ritorno. Deve trovare qualcosa da mangiare, anche se di piccole dimensioni. Una lepre è un misero pasto, ma servirà comunque a far scorrere un po' di latte. La madre, di ritorno, chiama i figli. Non escono allo scoperto finché non riconoscono la sua voce. Si avvicina alla tana e saluta i gemelli con brevi fusa rassicuranti. Dopo aver mangiato, i cuccioli iniziano ad esplorare il mondo. Scoprono che hanno un vicino rumoroso. Il francolino ha visto qualcosa. Un altro ghepardo. Sta trasportando i piccoli in una nuova tana. Succede spesso nelle prime settimane di vita dei cuccioli. Ma è una manovra pericolosa. Se questa femmina viene avvistata, potrebbe attirare dei predatori, magari i leoni. I gemelli hanno scorto l'intrusa, ma la madre non si è ancora accorta della sua presenza. È molto raro che le femmine facciano la tana così vicine l'una all'altra. Questo è il quarto cucciolo e la femmina sembra stanca. Ora mamma ghepardo l'ha vista. Sono davvero vicine, forse troppo per andare d'accordo. La nostra femmina ha segnato un punto a suo favore.
Anche se è poco probabile che la nuova venuta attacchi i gemelli, due madri che vanno avanti e indietro fanno raddoppiare il rischio di essere scoperte. La nostra femmina si allontana dalla palude per andare a riposarsi all'ombra degli alberi, ma l'intrusa resta indietro con i suoi piccoli. Hanno appena una settimana e gli occhi ancora chiusi. Ben presto l'apparente calma della palude sarà sconvolta. La madre dei quattro cuccioli esce allo scoperto. È uno sbaglio. Indica alle leonesse che possono esserci dei piccoli ghepardi nelle vicinanze. La madre tenta di attirare lontano il killer. Non riuscendo a distrarlo, le resta un'unica possibilità: indietreggiare. L'uccisione è rapida, efficiente. Non si sa perché i leoni uccidano i ghepardi, dato che li divorano solo di rado. Forse li considerano dei rivali per il cibo o per lo spazio. Più tardi, anche la nostra femmina torna alla palude. Sono stati uccisi anche i suoi piccoli. Forse sente l'odore dei leoni e della morte. Uno starnuto le fa capire che sono vivi, in salvo. Mentre i leoni compivano il massacro, i suoi cuccioli sono rimasti nascosti tra i giunchi. Stavolta la fortuna è stata dalla sua parte. Per i piccoli, il mondo è pieno di sorprese eccitanti. Una gru coronata. Anche la gru ha dei piccoli. Fa alzare in volo gli insetti con le zampe, così i pulcini possono mangiarli. Dopo 8 settimane passate a nascondersi, i cuccioli camminano e corrono abbastanza bene da poter lasciare il posto in cui sono nati. Ora che li porta per la prima volta all'aperto, la madre è estremamente guardinga e vigile. I gemelli non sanno quanto sono vulnerabili. Per loro questo nuovo mondo è un posto immenso e bellissimo. Ma è anche pericoloso. Più della metà dei piccoli ghepardi muore durante il primo mese trascorso lontano dalla tana. Perciò la madre li conduce rapidamente al riparo. Fanno del loro meglio per seguirla. Ma nella palude non c'erano dirupi come questi. Thank you.
Per le prossime settimane si sposteranno da un nascondiglio all'altro, mentre la madre continua la sua incessante ricerca di cibo. I leoni sono creature della notte. Presto, al riparo delle tenebre, si metteranno a cacciare. I ghepardi invece sono attivi di giorno. Hanno bisogno di un luogo sicuro in cui dormire, lontano dai leoni in cerca di prede. Non tutte le creature del Serengeti superano la notte, ma finora la nostra femmina è riuscita a tenere in vita i suoi cuccioli. Adesso hanno 4 mesi e sono completamente svezzati. Mangiano solo carne, perciò mamma ghepardo deve trovare cibo sufficiente per tutti e tre. Quando va a caccia, i gemelli la seguono, non rimangono più nascosti ad aspettarla. Prima o poi dovranno imparare ad uccidere. Gli gnu adulti sono prede troppo grandi per il ghepardo, ma i loro sbuffi rumorosi mettono comunque in allarme le vittime potenziali, come le gazzelle di Thompson. E anche le birichinate dei gemelli non sono certo d'aiuto nella caccia. Ma mamma ghepardo ha avvistato un altro bersaglio in lontananza. I cuccioli corrono per unirsi al banchetto. La famigliola non riesce a mangiare in pace. Arriva uno sciacallo dorato che schiamazza per ottenere una parte del pranzo. Oggi però se ne andrà a pancia vuota. Per i ghepardi ogni pezzetto di carne è prezioso, come per lo sciacallo. È una femmina e ha dei piccoli da sfamare. D'improvviso la famigliola si accorge che c'è una femmina di ghepardo sola, in lontananza. Si comporta in modo piuttosto strano. Ecco perché. La nostra madre batte rapidamente in ritirata con i cuccioli, che quindi non si rendono conto del dramma che si svolge dietro di loro. Il ghepardo solitario ha nascosto i suoi piccoli tra le rocce.
e di nuovo si compie il massacro. C'è poco da fare. Mamma Ghepardo ha solo una possibilità con il leone, tentare di distoglierlo, anche se questo può significare mettere in pericolo la sua vita. Un'altra cucciolata massacrata. Un'altra perdente nella lotta per allevare i figli. È iniziata la stagione delle piogge che può durare 6 mesi. A volte i cuccioli affogano nelle tane allagate, ma la nostra famiglia risente solo di qualche trascurabile disagio. Ora i ghepardi si sono lasciati alle spalle la parte più pericolosa della loro vita da piccoli, ma hanno ancora molto da imparare sul mondo. Non sanno ancora cacciare da soli. Una gallina faraona offre a uno dei gemelli l'opportunità di esercitarsi nell'arte di tendere agguati. Questo cucciolo invece sembra intento solo a decidere quale coda afferrare. Durante la stagione delle piogge, i giovani ghepardi sono cresciuti rapidamente grazie all'abilità di cacciatrice della madre. Ma non è sempre facile tirar su la famiglia. Anche a 8 mesi, per i gemelli la vita è un gioco e la loro mancanza di disciplina spesso manda a monte gli inseguimenti. Però, pian piano, stanno imparando. Hanno visto un piccolo nascosto nell'erba. Mamma gazzella cerca di distoglierli, ma senza successo. Sembra che per tutti i predatori sia istintivo rincorrere un bersaglio mobile. Ma quando la preda si ferma, i cuccioli non sanno più che fare. Prima o poi dovranno imparare a uccidere da soli. L'esperienza è fondamentale e spesso le madri permettono ai piccoli ghepardi di far pratica da soli. Tentano di far correre la giovane gazzella. Uno dei gemelli cerca maldestramente di azzannarla sul collo e il gioco ricomincia. Ma qualcuno osservava la scena. Vedendo arrivare la iena, la madre prende in pugno la situazione. Uno dei cuccioli riserva una grossa sorpresa alla iena. Con infantile esuberanza e forse ignari del pericolo che corrono, i gemelli si danno da fare per allontanare la iena sbigottita da tanta audacia.
Ogni volta che si cattura qualcosa c'è sempre il pericolo in agguato in questa terra di leoni. I gemelli si separano. È la miglior difesa contro un leone. Ma la madre tiene duro, forse per distogliere l'attenzione del nemico dai cuccioli. Alla fine abbandona alle leonesse la preda conquistata con tanta fatica. Ma le leonesse non vincono la partita tanto facilmente. Quando si tratta di cibo, i loro compagni sono tutt'altro che galanti. Malgrado zoppichi vistosamente, un altro maschio pare ben deciso ad ottenere la sua parte. E la leonessa può fare ben poco per opporsi a questo attacco furibondo. Nessuno vuole mollare la presa. Anche se hanno perso il pranzo, i cuccioli trovano sempre l'occasione di giocare. È evidente che i ghepardi non sono fatti per salire sugli alberi. Prima o poi tutti i giochi finiscono. Fratello e sorella si muovono per seguire la madre. Per la famiglia di ghepardi è un momento di cambiamenti. Le piogge sono terminate. Le gazzelle se ne sono andate. Le pianure sono aride, spoglie e deserte. I ghepardi devono seguire le orme delle loro prede. Lasciano le pianure dirette alla boscaglia. Qui, al riparo dal sole rovente, restano poche pozze d'acqua. Ora i gemelli hanno quasi un anno. Stanno perdendo la criniera soffice e i muscoli si fanno più pieni, ma sono sempre animati da un'esuberanza tutta infantile. Durante la stagione secca, la vita non è solo fatica. La boscaglia offre un riparo da cui tendere gli agguati e ombra per riposarsi. Sono passati altri 6 mesi. Sono tornate le piogge e le pianure sono di nuovo verdi.
I gemelli sono diventati più indipendenti, ma hanno ancora molte cose da imparare dalla madre. Sono abbastanza abili da catturare facili prede, come le lepri o le giovani gazzelle, ma ci vorrà un altro anno prima che siano esperti come mamma ghepardo. Una famiglia di facoceri tenta i giovani ghepardi. Forse il cucciolo sarà un facile bersaglio. Ma i gemelli stanno per ricevere una brutta sorpresa. I facoceri adulti non vogliono essere presi sotto gamba. Con le zanne taglienti come rasoi, non hanno paura dei ghepardi. Mentre i gemelli erano assorbiti dalla loro caccia infruttuosa, la madre se n'è andata. Dopo un anno e mezzo è arrivato il momento di dar vita a un'altra cucciolata. Ormai è lontana. I giovani ghepardi sono evidentemente turbati dalla sua assenza. La cercano dappertutto e la chiamano invano. Col passare delle settimane, i gemelli lottano per sopravvivere senza la madre. La femmina è più brava nella caccia, ma ora si è ammalata. Il maschio le resta accanto. Per 3 giorni, praticamente, la sorella non si muove. A quest'età, molti ghepardi muoiono di malattia o di fame. Il 4º giorno, vacillante, si rimette in piedi e si prepara ad andare in cerca di cibo. Magra e debole, cerca una facile preda, qualcosa di piccolo o di molto giovane. Il fratello si unisce a lei. Vede un movimento nell'erba. Una lepre. Ma dove è andata a finire? Ora la femmina la insegue assieme al maschio.
Finalmente la sorella riesce ad afferrarla. Ha molto bisogno di cibo e cerca di tenere la lepre tutta per sé. Suo fratello vorrebbe mangiare, ma non si metterà a lottare per questo. Per indicare che non è aggressivo, si gira. Alla fine i gemelli si separeranno, ognuno andrà per la sua strada, ma per qualche mese continueranno a cacciare insieme. Finché non si divideranno, affineranno le loro tecniche di caccia e si spartiranno le prede, anche se a malincuore. A fine pasto, ognuno controlla che l'altro non abbia lasciato qualche bocconcino saporito. Malgrado la rivalità, il legame che unisce fratello e sorella è ancora forte. Sono rimasti insieme soprattutto per una maggiore protezione. Quattro occhi sono meglio di due. È più probabile che si riesca a vedere se c'è qualche pericolo, soprattutto se ci sono dei leoni. Ora tutto sembra tranquillo, ma quando i ghepardi e i leoni si incontrano, le cose cambiano. Sorprendentemente i gemelli non battono in ritirata. Sembrano ipnotizzati dai grossi felini. Ma è un fascino pericoloso che potrebbe essere fatale. I gemelli cominciano a schernire i leoni. È un gioco molto rischioso. I ghepardi sono lontani l'uno dall'altro e la leonessa non sa chi attaccare. Stanca e accaldata, la predatrice rinuncia. Stavolta i gemelli se la sono cavata, ma i leoni torneranno.
Non si sa perché lo facciano, ma certo non smetteranno di tentare di togliere di mezzo i ghepardi dal loro territorio. D'improvviso i gemelli odono un suono familiare che non sentivano da tanto tempo. Sembra l'antico richiamo di mamma ghepardo, che stia cercando proprio loro. Ma una nuova cucciolata viene a salutarla, facendo le capriole davanti alla tana fra le rocce. Per lei la battaglia sta ricominciando. Ma i gemelli ce l'hanno fatta. Ora non hanno più bisogno della madre. Su 40 ghepardi che vengono alla luce, solo due arrivano a quest'età, nella terra dei leoni.